Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Non è una prospettiva molto allegra quella che dischiudono le letture bibliche di questa prossima domenica. In quei giorni il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Ma Dio riserverà davvero all'umanità una tale sorte? Qualcuno ha avanzato una spiegazione diversa e ha detto: di fronte al male che è presente nel mondo d'oggi, le responsabilità sono degli uomini che lo abitano, non del cielo di Dio. Se deve accadere, è probabile che la tribolazione, l'angoscia, si scateni dall'interno della nostra stessa umanità, più che cadere dal cielo. Di avvisaglie ne abbiamo avute del resto e ne abbiamo tuttora, basta leggere l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Non sarà Dio a distruggere il mondo, Dio è longanime, paziente, compassionevole e di molta misericordia. Che in certe stagioni della storia le vicende umane abbiano preso una brutta piega è sempre accaduto, ma non era certo il cielo la causa. Il fatto è che Dio ha creato gli uomini liberi di seguire le sue indicazioni oppure di fare di testa loro. Non li ha fatti burattini o robot. Ma quando si ostinano ad assecondare i loro istinti o interessi, anziché le indicazioni provvidenziali di Dio, allora sì, allora ci si deve preparare al peggio. E a Dio cosa resterebbe da fare in tal caso? Tutt'altro che starsene a guardare da lontano. Allora vedranno il Figlio dell'uomo, cioè Gesù, venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Manderà gli angeli che riuniranno i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Quale che sia il futuro del mondo che gli uomini prepareranno con le loro scelte, Dio è dalla parte dei suoi eletti e non li lascia perdere. E far parte di quegli eletti è cosa che dipende dagli uomini, non da Lui. Lui chiama, invita, sollecita, ma tocca agli uomini rispondere. Quanti gli danno fiducia si ritrovano perciò stesso tra quegli eletti. Sì, finirà il mondo, ma quale mondo? Per il mondo vecchio, infarcito di peccato e di molti egoismi, è già iniziata la fine allorché Cristo morì sulla croce. E la sua risurrezione ha segnato la nascita di un mondo nuovo. Lo conferma Gesù stesso nel Vangelo di questa domenica. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ciò che importa allora è far parte di quel mondo nuovo, fin d'ora. E questa è una scelta che ormai dipende unicamente da noi, una decisione da riprendere ogni giorno, con un'adesione vitale, operosa, a quelle sue parole che non passeranno mai. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.